Due giorni di lavori per i dirigenti scolastici, per mettere a fuoco cosa? Due problemi principalmente. Il primo riguarda le attuali norme sulla sicurezza. Noi viviamo con centinaia di capi di imputazioni penali relativi a un aspetto che è appunto la sicurezza del nostro personale e degli allievi, senza avere strumenti finanziari e vere possibilità di intervento sulle strutture e sul funzionamento delle stesse proprio in relazione alla sicurezza. Per cui siamo di fatto in balia di eventi più o meno casuali che non riusciamo a governare. Molti dirigenti scolastici infatti percorrono dolorosamente procedure penali su eventi di cui appunto, come stiamo dicendo, non hanno il controllo e soprattutto non hanno gli strumenti finanziari per intervenire per la bonifica e la messa in sicurezza degli edifici. A proposito di sicurezza e di edifici scolastici, qua siete dirigenti scolastici da tutta Italia, ma la Sicilia com'è messa rispetto al resto d'Italia? Guardi, l'edilizia scolastica siciliana ha diverse facce. Ci sono gli edifici che sono nati come scuole e queste sono più funzionali di norma. Poi ci sono gli edifici che sono il frutto di adattamento da civile abitazione o da altra origine verso scuole e in questi casi naturalmente gli edifici offrono problemi e carenze sia strutturali sia funzionali. Se un edificio non nasce come scuola difficilmente si può immaginare che sia funzionale a un vero svolgimento di un progetto formativo. Vorrei svolgere il secondo dei temi che UDIR si è dato come obiettivo primario. Abbiamo detto della sicurezza, l'altro è una richiesta di perequazione con gli stipendi e le retribuzioni degli altri dirigenti dello Stato. È una richiesta assolutamente concreta, riteniamo anche legittima, a fronte delle vistose diminuzioni di stipendio che abbiamo avuto con vari perversi meccanismi negli ultimi 10 anni. A fronte anche di un carico di responsabilità che sicuramente non è inferiore rispetto agli altri dirigenti dello Stato e paradossalmente invece la retribuzione è sensibilmente inferiore rispetto agli altri dirigenti dello Stato.